Quindi andiamo avanti. Ok. Ma ah, c'è il condizionale attaccato. Vabbè, posso lasciarlo, tanto non diciamo mai abbastanza ex. Per 36 comunque. Vero, funzionano così qua, cerco assolutamente. Non ci sono gli strumenti. Ah, era con la X. Mi verrà l'infarto per l'ennesima volta perché Cimottamipoli è stata distrutta. Vabbè, andiamo avanti. Ah, che infarto. Voglio crepare sta città del cazzo. Questa Ciclamipoli, wow, ah, fantastico, non è vero, Lino? Allora che si fa? Andiamo a mangiare qualcosa? Allenare la di Ciclamipoli? Oppure andiamo a prendere una bicicletta e biciclete? Andare in bici è divertente, fa bene al corpo e allo spirito. No, prima di tutto che si dà il capovolesto di questa città, eh? Vediamo, dove è la palestra? Ah, dritto per di qua, oltre qui l'ordine interno. Ehi, aspetta, Lino. La parte interna.
Ci fa parlare con questo. E mi regala ancora. Inutile in realtà. Luigi, spero ti sarà utile. Sì, come no. Trigo, mamma la torci, mamma la modica. Ma da qui si va alla città con la Lisa. Che è successo? Si era buggato. Ma no! Vabbè. In realtà è ghiaccio coro, in effetti. Anche se so coro non cambia, è sempre ghiaccio. Per la mia abilità. Salviamo stavolta. Ho letto già. Capito perché si è buggato. Cioè, se non posso andare da lì sono fottuto. È l'unico modo per andare da quella parte, mi sa. Si dà le bambole.
No, mi si bugga, mi sa. Mi sta dando schermo nero qui. Non posso vedere manco le statistiche. Glielo devo dire qua. O qua. Il percorso dove c'è. La pensione, tutto il resto. What? A che servono sti fiocchi? Ma sarò una minchia, forse sono quello che dico io non servono a nulla. Ecco qua. Servo a nulla. Messaggio da Mauro. Beh, va bene, fai il messaggio da Mauro. Così, nuovamente riservato ai cittadini Civramiboli. Questa è la palestra. Dice per favore che devo affrontare questa palestra per misurare la mia forza. Posso, ti prego? Lino, non essere paziente. È vero, da quando il tuo Pokémon con te sei diventato molto più forte, ma non pensi che sia ancora presto per sfidare allenatori in gamba come quelli di una palestra? Ma io posso farcela, io e Ralts insieme possiamo battere chiunque. Oh, ciao Persona 21, io e il mio Ralts siamo diventati molto più forti dall'ultima volta che ci siamo visti. Vorrei che mio zio lo capisse. Chiedo dottore, come te lo chiedo per favore. Sì, grazie per sentirlo. Bene, ora siamo pronti. Grazie, dobbiamo assolutamente vincere. Ralz ha detto. Ha detto Ralz ed è uscita Girly. Insomma.
Sì, ho deciso di tornare a Mentania. Grazie per essere stato difficile diventare dei bravi allenatori, vero? Basta allenarsi insieme poco, nessun allenatore ha un significato più profondo, lì non buttarsi giù, niente ti impedisce di continuare a migliorare. Dai, andiamo a casa, ti stanno aspettando tutti, va bene. Passa il 21, continuo ad allenarmi, diventerò molto molto più forte. Grazie a questa sfida ho capito quali sono i miei limiti, quelli di Ralz, e molte altre cose. Quindi allora presto il 21, se per te va bene, vorrei considerarti il mio arrivo. Ah no, scusa, niente, niente, non importa. A presto. Sento ora, capisco, sei tu l'allenatore che ha aiutato Lino a catturare il suo Pokémon. E merito tu se Lino è diventato così positivo, grazie. Mi sei di riconoscenza, vorrei darti questa. Spaccaroccio. Che però ancora non possiamo usare. Trovi un masso inclinato nella tua strada, puoi fratturarlo usando la mossa Spaccaroccio. Bene, adesso è meglio che vada anch'io. Se ti capita l'occasione, perché un giorno vieni a trovarci a Mentania? Lino ne sarà felice, ecco, Mentania si chiamava. A presto allora. Ne sei ancora buggato? Non si è sbuggato. Ma non credo si sia sbuggato. Ah, non si è sbuggata. Ah, ok. A quanto pare dopo che parli con Lino si sbugga. Ho capito. Dai, ci credo che non penso che sia neanche l'unico. Cosa conosci? Anger? No. Anger, i paladini dell'armonia, una squadra di eroi che ho creato io. Io e Anger lottano per preservare l'armonia di tutto. Ne sarebbe stato un successone, ma poi sono iniziate le gare live e adesso non si parla d'altro. Nel reparto souvenir qui accanto dovrebbero avere ancora qualche modellino, ma ormai non vendono granché. Benvenuto, questi sono gli studi di Telegir Lamipoli, quelli alle sue programmi televisivi che vengono trasmessi in tutta Vene. Prego, fai pure il giro con calma. Bip bip, ha una notifica sul mio nave, del mio navitacchio, controllo subito le ultime notizie. Esploratori del mistero. Go live, che passione, obiettivo base segreto. Sono le locandine queste. Quando sarò più grande andrò anch'io in televisione, voglio presentare tanti meravigliosi strumenti insieme ai Pokémon. Vuole fare la venditrice televisiva, così le televendite. Stai visitando gli studi con la scuola. Dove sarà il presentatore di speciale tendenze? Vuole il suo autografo per la mamma. Street, passi in Avisalk, questo parla. Sì, va bene, come dici tu. Perché c'è una porta piccola tagliata in una porta più grande? La mia cicla Mipoli, come l'hanno distrutta? Cosa di esami di ON? E ti aspetto un momento a vedere se sembra un allenatore davvero in gamba. Questo per te, accetto senza fare complimenti. Registra dati. Questo è registra dati, puoi usarlo per registrare le lotte che affronterai in varie strutture insieme agli amici. È una meraviglia della tecnologia. Certo, costerebbe un occhio della testa, ma non voglio niente in cambio. Quando ti saprai in giro che un allenatore in gamba come te usa regolarmente un registra dati, tutti ne vorranno uno. E le mie tasche si riempiranno. Ok. E l'esame di lotta? Serve a valutare la tua abilità nella lotta tua. Vuoi provare a sostenerlo? So che non me lo ricordo sto robo, ma lo facciamo. Puoi superare l'esame di lotta. Per superare l'esame di lotta bisogna essere più forti del campione. Questo esame è molto conosciuto ed è adottato in diverse regioni. Questo significa che potrebbero esserci allenatori più forti del nostro campione. Chissà che livello sogna l'allenatore di Loen rispetto a quelli delle altre regioni. Finalmente raggiunto il livello super. L'importante è impegnarsi e non arrendersi mai. Ciclomiglio ci sono tre posti dove puoi far imparare le mosse ai Pokémon. Se trovi dei Pokémon rari ti conviene passare a dare un'occhiata.
Faccio un esame di lotta. Mi spiace, è ancora troppo presto per te. Se lo ricorderà che devo venire qua, ma lo posso segnare, ma chi se lo ricorderà. Sono 108 inversi. Con i tipi inversi. Ma merdata sta roba. Senti, tipo l'erba è super efficace sul fuoco, l'acqua è super efficace sull'erba, tipo queste robe così. Sì. Proviamo, vediamo. Tipo io sono super efficace su di lui. Perché resistevo in realtà. Ora dovrei essere sempre super efficace. Protezione, no. Bene, vedo che compresa la base dell'otto inverso. Ecco tre cose per te. Bacca cielo. Andiamo con. Ah, ogni giorno, ok, si resetta, tipo. Sì, se mi lotto me li devo segnare, poi li faccio. Lo segno qua. Esami, lotta, ciclamipoli. È probabile che me li scordo per quello. Ok, l'elio, sì, dammi la bici. Corsi. Ah, qui ci devo venire con Swampert al massimo. Ma ci sto proprio imparare mossa speciale adesso. Acquapatto. Ma quanto fa acquapatto? 80. Beh, è meglio di pistola acqua. Ma lo fa gratuitamente, boh. Ah, qui c'è il ristorante. Sì. È quello delle lotte. Mentre il panino ti viene consegnato lotti. Una roba del genere. Mi ricordo che non mi davano nulla.
come sono tutti i bambini. Madonna. Certo, forse se devi allenare i Pokémon ne vale la pena, ma 1000, porca puttana. No, forse un po' troppo 1000. Vai, ma li recuperi 3,40. Forse pure ci guadagni. Settanta. Forse li recuperi ora. 3,40. Già, vabbè, li ho recuperati già. Una bevita mi ha dato pure. No, non ne vale la pena, cioè puoi fare soldi infiniti. Ah, è una volta al giorno, però tipo forse. Ho capito. Ci sta, se no era abusabile. Vabbè, il vecchietto che fa la vita da vecchietto. Questo viene da Ostrovoli. Difesa iper, roba così. Caduta libera. Cosa facevo che non mi sto ricordando? Ok. Ah, questa crescipugno non è male. Quanto aveva di potenza crescipugno? Quaranta di potenza iniziale. E non è male cresce pugno se la puoi imparare. Battiterra è buona. Battiterra è ancora meglio. Allora torno in mente. E qui possiamo comprare battiterra perché è molto buona. Non abbiamo molti soldi quindi. C'ho la bevita però. Battiterra per sta palestra, più che altro. 5000, non male. Vendi, vendi. Potrei vendere anche altre robe in realtà, ma per ora va bene anche solo quella. No, non mi piace ciclamipoli, che bocca aperta. Vai a fanculo. Vabbè. Mi saliamo le scale. Mi ricordo che c'era il piano di sopra. Non mi interessano.
Va bene, va bene. Ma è sempre lo stesso discorso. Ah, qui si può usare. Chic ball. Chiudi gli occhi e apri le mani. Opla, libero d'ora in poi appartiene a te. Molto bene, spero di porti fortuna. È una bevita, fanne tesoro, perché ricorda la mia bevita. Non la vado a vendere, mo. Altro che fanne tesoro. Questa è Nvidia Tailo, perché sanno volare. Sembra quasi un cast for. Era un Meditite. Rhino. Rhino mobile fuori servizio. Ok, gingillo. Che cacchio è? Pokémon strumento 3 Pokémon utile per fuggire la lotta con i Pokémon selvatici. Ma sembra tipo coda di bambola, come si chiama? Oddio, prendiamo dai. È quella che più ripeti una mossa più potente. È mezzo inutile in realtà, ma... diamola a lui. Non ci siano robe in questi qua. Ma non c'è gente. Dicevo Genesex. Aspetta un tizio Genesex West. Allora andiamo qua di, intanto di qua. Che ci sono solo qualche lotta per ora. Questo c'è un letto, Magnemite. Nice, qua abbiamo finito. Vero, da qui si andava qua dove c'era la casa con i quattro allenatori.
Questi sono issi. No, non l'ho visto, era lui. Ai! La vecchietta picchia. Ehi! Cresci cappa, ci dava. Posto. Possiamo andare a Mentania. Chill. No, si è buggato di nuovo. Perché? Uno schermo nero, ma in base a che cosa? E come dice il cazzo che... No, è come dice il cazzo, capito? Ma se che cosa? Quando è notte? Vorrei capire qual è il problema che trigger sta roba. Ma era entrato prima. Niente. Non è che è il velocizzatore, ma non credo. No, non c'entra, ho visto. C'è qualcosa che te lo trigger. Ma era partito prima. Devo andarci prima. Ho fatto la cazzata. Sì, vabbè, ma non ha senso, cioè. Dovrebbe partire a prescindere. Andiamo così, guarda. Che secondo me potrebbe essere questo. E giorno o notte potrebbe essere. Immagino cosa succedeva questo. Ma lo riapro. Eh no, non c'entra se giorno o notte, qualcos'altro. No, ha messo giorno?
Sistemiamo tutto normale, perché non è questo il problema. Ma qual è il problema che lo trigger? Ah, ora è partito. Certe volte parte la zona, certe volte no. Non capisco. Boh, questa è la pensione. Ah, ma sei su YouTube? Ma non ho aperto la pagina YouTube. Oh, cazzo, scusa. Zama, scusa, ero convinto di averla aperta la pagina YouTube. Che perché non mi hai scritto? Vabbè. Nudge. Perché siccome il PC dove leggo la chat lo lascio aperto YouTube, io ero convinto che l'avevo già aperto, in realtà non l'avevo aperto, mi capita a volte. Vabbè, mo ti recupero cosa hai scritto. No, è distrutta da più case. Prima c'erano tre, una vera città, ora che i desi in compazione anche meno sia l'update. L'allenamento prima della pesta è sta lotta. E ci sono più cose in smeralda, o solo il casino. Dai! No, non lo stavo leggendo! E non lo so già, ma che cazzo è che lo trigger? Hai visto? A caso? Ho provato a cambiare l'orario per vedere se era l'orario. Ho provato a entrare e uscire da più parti, ma non ho capito che cos'è lo trigger. C'è qualcosa che trigger quel bug. Come se hai una chance di farcelo, non hai una chance di non farcelo. Mi scuso, non stavo leggendo. Non me ne ero accorto. Ciao Giovanni. Per fortuna di qua c'è un centro Pokémon, quindi posso rimanere qua da questa parte per ora tranquillamente. Dovrebbe avere dote infatti. Vabbè, a me l'importante è che lo giro la prima volta, il resto non mi interessa. Io abbastanza bene. Ho lasciato il condividesp perché tanto devo livellarli fino al 36 il cap era, quindi. Non ricordo male, fammi controllare. 36, sì. Faccio una cosa perché sennò sto messaggio poi lo perdo. Se ci continuiamo a scrivere. Attacco il messaggio. Ok. Ok, così quando voglio ce l'ho qua. Sì, Giovanni. Oddio, ho messo il Pokémon più sbagliato possibile. Vabbè. Abbiamo addormentato. Godo. Ma lo sguardo è buono, però non so se è a posto di Storm di Rage. No, sono della provincia di Ragusa. Secondo te ma lo sguardo è meglio di Storm di Rage, Zama? Non so, ma lo sguardo è buono perché puoi evitare che il nemico switch. Però Storm di Rage puoi creare una chance.
una chance per colpirsi da solo e comunque skippare un turno in un certo senso di dare. Ho capito. Allora non me la tengo, ma sguardo. Cioè, mi tengo sto ordinaggio. Meno denti, pam. Meno denti. Cioè, più veloce di loro anche con. Anche parlato. Da ridere sta cosa. Certo, ha 40 miliardi di speed. Quanto ha di speed? 107. Ed è ancora al 30. Quant'è? 33, 34, 32. Velocissimo. Tanti Giovanni. Troppi. Forse troppo. Ah, abbiamo capito cos'è che lo fa buggare. Hai capito cos'è che lo fa buggare, Nazama? Questo. Lo schermo dei Pokémon. Quello per cercarli sul Navidex, come cacchio si chiama. Perché appena lo cambio, guarda, si freeze. È questo che lo fa buggare. Spero non ci siano Pokémon che voglio. A me qua ci dovrebbe essere solo Reserie e Lumise, questi qua che fanno. Come un preferito, boh. Ce ne sono tanti che mi piacciono, ma di sicuro tra quelli più che mi piacciono di più sono Umbreon, Gallade, Blaziken, Gardevoir, Aggron è una bestia. E altri ci stanno. Ho fatto una tier list su tutti i Pokémon io. Su YouTube, sai? Se vuoi ti passo il link. Ma quelli che mi primi mi vengono in mente sono quelli. Aspetta, ti passo il link. Quanto vado a prendere? Te ne vai? Ah, vabbè, niente allora. Qua dalla gen 1 alla 9. Ho fatto la tier list, ci sono stato 3 ore. Li avevo messi per primi. Ah, vero, c'era Tails, Mewtwo, Cartana. Ah, vero, c'è coso. C'è coso, come si chiama? Salamence. Tieni, te la mando, Zao. La dovrei rifare. La potrei rifare un giorno. Tanto ci sono quelli di Gen 10. Il fatto che è lunga. Fare una tier list Pokémon di tutti i Pokémon. Non lo so se Dragapult l'ho messo tra i primi. Mi sa di sì. Sì, l'ho messo tra i primi. Ma mi sto guardando altri Pokémon e probabilmente l'avrei fatta diversa. Oggi come oggi forse la farei diversa. Mi ero stancato in realtà e alla fine l'ho velocizzata, anche onesto. Però molti Pokémon sono nel giusto posto. Magari un giorno la rifaccio comunque. Alcuni l'ho messa apposta in modo controverso, in rank troppo bassi, robe così anche. Lo so, tutto insieme è incasinato. Tutto
mettere insieme è veramente incasinato, sono troppi. Mai 3 geni alla volta. Potrei fare prima quarta gen e poi quinta, non, prima quinta gen, tipo, e quinta no, decima gen. Tutti insieme è un po' troppo. Che a un certo punto ti stanchi. Potrei rifarlo un giorno più accurato, magari. Più preciso. La carico però nel canale principale, poi. Non ho un canale YouTube. Ovviamente. Ma comunque Amaury è forte, eh. Ma te l'ho mandato il video? Ah sì, te l'ho mandato su Discord perché c'ho YouTube chiuso, mi seccava aprirlo. Ma, sì, ma sembra pure veloce, non ho capito. Ok che sono stato livellati gli avversari, ma... ma comunque a 60 di velocità, cioè, vediamo gli altri quanto ne hanno, lo controllo, ma... La velocità è media, non è così lenta come sembra. Questa ancora con le mosse speciali mi fa ridere, però. Cioè, non è una velocità così bassa. Se lui c'ha 71. Ok che 10 punti sono tanti, non sono pochissimi. Cioè, ha la stessa velocità di Marston. Un po' l'importante è che tanca decentemente. 56-50. Lui ha poco più difesa. Però lui è 68 attacca, Maura 62 attacco speciale. È un mezzo Marston. Forse un Marston poco più scarso. Però Maura si deve evolvere. Anche Marston si deve evolvere, vabbè, ovviamente. Oh, Maulita. Però Marston, cioè, Mudkip ha 3 evoluzioni. C'è 2 evoluzioni in realtà, lei ne ha solo una. C'è anche da mettere. Recuperiamo taglio. Non so, gli darò fiducia per ora. Me la tengo. Ti dico la verità. Anche se il tipo ghiaccio è un elemento debole, è un tipo debole. È un tipo molto debole. Non lo so. Questo non c'è ancora. Non lo so chi sarà l'ultimo. Te l'avevo detto che c'era Heracross in mente. Se prendo Heracross poi si vede, per ora l'ultimo sarà un Jolly. Vedrò quando mi troverò quello che mi piace. Beldum sarebbe buono per esempio perché... No, Psico già ce n'ho uno, no, in effetti. No, Beldum non è buono. Manco Beldum per dire buono. Salamence nemmeno. Lo so, vedrò. Guarda, cercando, cioè andando in giro lo troverò il mio Pokémon. Che mi interessa. Attualmente non ce l'ho. Anche se l'Optile potrebbe rimanere. Ah, qui era post game. Ma non era. No, vero, è post game. C'ha ragione. Anche volendo non posso vedere. Per ora è l'Optile e lo lascio. Perché comunque ha una combo di tipi interessanti. Potrebbe anche rimanere, chi lo sa. Ma considera che Breloom stesso non è garantito al 100% che rimane. Se metto Heracross, Breloom scappa, cioè salta. Deve sparire. Non sono 100% molti, eh. Gli unici 100% sono probabilmente Gardevoir, Crobat e Swampert. Vedevano questi? Quelli per fare evolvere Pokémon.
Valuterò. Qua ci dovrebbe essere la casa di Lin. Casa di Linda. Rocisor è una buona scelta. Con le 8 d'acciaio. Scisor potrebbe essere un buon candidato se tengo per dire Brilum. Era questo. La cosa di Lino è questo, no? Ma perché c'è scritto casa di Linda? La madre è Linda? Ma è sempre stato così. Sai che non mi ricordi. Forse non ce n'era cartello. O c'era scritto casa di Lino. Sai che non mi ricordo. Questo qua serve una minchia probabilmente. Posso cercare chi è Linda. Linda Pokémon, vediamo che esce. Cugina, è la cugina. Vabbè, quella che usi con spaccaroccia per il tipo che vuole venire da questa parte. No. Oh, no. No, quella è un'altra. O era con lei? Ah no, era questa. Ma... no, no, queste due erano altre. Che erano altre, queste due sono qui insieme. Qua ci dovrebbero essere gli occhiali tipo scuri, come cacchio si chiamavano, tipo. Non c'è tipo gli occhiali scuri qua? E questo è tipo un tipo che sta cercando gli occhiali. Dove erano? Qui. Ma mi ricordo che erano qui. Ecco. Occhiali neri, vabbè, quelli là. Beh, abbiamo finito. Direi di portare i Pokémon al 36. Certo, con i livelli 11 sarà complicato. Mannaggia, ma si possono livellare poco con i livelli 11. No, i cristiani livellano così. È diverso. I cheater usano le caramelle.
Vabbè, non mi interessa, cioè, non do una colpa chiusa alle caramelle rare, anzi. Semplicemente non mi va. Non mi piace. No, non è che non mi va, non mi piace. Inserire le caramelle rare esternamente. Se arrivo a un certo punto troppo estremo, magari lo faccio, cioè, se devo livellare dei livelli. Alla Lega lo faccio, per esempio, come ho sempre fatto per mantenere il car. Ti ricordi come l'ho affrontata la Lega? Come l'ho affrontata negli altri due giochi? Mi porto le caramelle rare per mantenere lì il cap. Ma solo alla Lega, perché non c'ho altro modo. Altrimenti dovrei overlivellare tranquillamente come il campione, amen. Colpo di fango. Oh, interessante. Togliamogli i coro. Tanto la mossa ghiaccio ce l'ho. E non è niente di che coro. Mi sa che aveva Prankster quello, ma può essere che c'è. Io mi con Prankster, come fa a essere più veloce di me? Boh. Surskit. Beh, anzi, shottiamo, dai. Ma pure questo era più veloce di me. Non lo so cosa ha usato. Però non l'ho visto. Elio, risca al 30. No, tanto ci mettiamo poco, dai, sono pochi i livelli. Ora si evolve anche Swampert. Prima dovremo rifare tutte le mosse, un casino. Ma la scuola allenatori vale la pena? No, quella degli esami. Gli esami degli allenatori vanno bene? Cioè, hanno senso, li lascio perdere. Comunque sì, ti leggo se scrivi, eh. È scritto ho pensato a un'altra cosa. Hai visto? Ha le priorità qua, non capisco perché lui. Non può essere veloce quanto me. In che senso? Metti una macchinetta che ti livella i Pokémon. Udex pure. Ah, ok, è solo exp. Ok. No, siccome stavo parlando di due cose contemporaneamente. No, no, lasciali stare. Flygon e Garchomp li ho già usati in passato. Stavolta anche lui. Anche in realtà anche Swampert, ma stavolta andiamo di Swampert. Acrobazia. No, aspetta. Non è male, acrobazia, però io dobbiamo togliere lo strumento. Cosa aveva che non mi ricordo? Cioè, io qua ancora. Ah, là è la Lumi Ball. Vabbè. Carina, ma. Garchomp mica della terza gen. Ah, tu dici gli starter? Sì, vabbè, gli starter li ho giocati a giro tutti. Posso dirti la verità, però?
Non ho più preso Blaziken. Se mai rigiocherò la terza gen, il prossimo sarà Blaziken. Perché in realtà quando ero piccolo sceglievo sempre Blaziken, quindi io in testa che Blaziken l'ho scelto troppe volte. Ma in realtà io nei giochi in live in terza gen penso che Blaziken non l'ho mai preso. Torchic, Gambasca, forse una volta, non sono sicuro però. Perché sono convinto che l'ho sempre preso troppe volte. E quando ero piccolo sceglievo sempre lui. No, sono tutti belli, dai. Swampert ha uno sprite un po' di merda nella terza gen, per carità. Ma sono tutti belli. Sceptile è proprio figo. Lo stesso Blaziken. Se c'è uno più bruttino è Swampert. Sicuramente primo posto entrambi, Sceptile e Blaziken, tutta la vita. E poi subito sotto Swampert. Anche se Mega Swampert, però parliamo della terza gen, non i remake. Swampert ha una bella mega, eh. Sì, però è una classifica che contro il 99% dei. Matteo, con Ghostbird. Contro il 99% degli starter delle altre gen si classificano sempre nella facciamo 5. Almeno uno di loro nella top 5 si ci classifica per forza. Tra tutti, se è gente che ha giocato veramente i giochi Pokémon. Cioè uno dei tre si classifica sempre nella top 5 di una persona, sicuro al 100%. O che sia Blaziken, o che sia Sceptile, o che sia Swampert. Ma Marshiton è un po' bravo così evolve. Ti piace Meganium? Dimmi che però non ti piace Meganium. Ti piace Serpente? Serpente è bellino però. A parte che in quella gen è il migliore probabilmente. Cioè Oshawott poteva di diventare qualcosa di bellissimo e poi diventa un cazzo di Suicune obeso che non riesce a camminare, cioè. Oshawott aveva un sacco di potenziale. Quanto è diventato brutto. Typhlosion tutta la vita. Vuoi mettere quanto è figo Typhlosion? Non lo so. Scusa se te lo dico, ma c'hai gli occhi nel culo, eh. Si scherza, lo sai. Ma Typhlosion è figo per quello, si accendono le fiamme quando si incassa. Quello spettro è pure bello. Fuoco spettro, che cos'è lì? La versione cos'è? Isui? Mi sembra. Ma non è quello, è proprio brutto. Cioè tu ti aspetti un bipede, capito? Serpedior per esempio fa schifo per l'evoluzione che ha, perché boh, diventa sempre più lungo. Wow! Che evoluzione gigante. Che verbo di Dio. Fantasia, portami via. Samurott potenzialmente poteva essere il più bello. Onestamente.
Il maiale, vabbè, non ne parliamo. Manco lo considero proprio. Poi quelle di X e Y. C'è Delphox. Comunque si evolve. Chi erano gli Star Trek 6Y? Delphox? Froggy e Chestnut. Lì, come cacchio si chiamava? Ma Greninja è brutto. Diciamoci la verità, Greninja stesso è brutto. A livello di aspetto, di design, non è così bello. Cioè, è carino, ma non è così bello. È un Toxicroak fasullo praticamente. Cioè, diciamoci la verità, è un Toxicroak fasullo. Chestnut fa cacare. Delphox è un mio punto debole solo perché è una volpe, però cioè. Mediocre. No, dico a livello di design, è forte, è solo forte. Cioè, è solo forte, non c'è altro. Ma Greninja è brutto, cioè è un Toxicroak che ci ha creduto pure di meno. Dai, cioè. Me frega, glielo dico pure in faccia. Delphox ha la sfiga di essere una volpe. E solo perché una volpe già per me ha vinto. Purtroppo. Però non è, diciamo, nella tier list che hai visto da Chad. Non è assolutamente da Chad. Se l'ho messo da Chad ho sbagliato. Galar. Galar. Ma Galar era la nona gen, no? No, la gen 8 era. Ma la gen 8 non l'ho giocata. Oh, ma aspetta. No, io non l'ho giocata, Spade Scuse. Appunto, io non l'ho giocata. Potrei dirti veramente poco. Non l'ho giocata a livello di design, posso parlarti. Però boh, sono tutti mediocri, cioè. Sì, li ho appena visti, sono tutti mediocri, cioè non è che stanno tutta sta roba. Rillaboom è una scimmia, sempre, sembra un Pokémon. Come si chiama quel Pokémon? Forse uno pseudo leggenda, no, manco. È tipo raro, che è una scimmia su cosa? Su Sole e Luna.
Intellion sembra che volevano fare qualcosa. Lo so che è un camaleonte, ma sembra che volevano fare qualcosa simile a Greninja. Che si vede che proprio hanno finito le idee. Eh no, prima me la devo giocare a Vanilla, lo sai. Se non la gioco a Vanilla non la gioco l'altro. Mi dovrò dare da fare a giocarla, così non ho il burnout, allora. Mi sa che a breve allora me lo dovrò giocare. È che sennò va a finire col burnout di Sole e Luna, eh. Ti ricordi quando hai giocato Sole e Luna per giocare il tuo? Ho giocato Sole e Luna tipo. Coso, come si chiama di. Ultraluna. E poi giocai la tua tutta in una volta. È un burnout gigante, non lo farò mai più. Mi ero rotto proprio i coglioni di quella roba. Cioè di quel gioco, nel senso. Per i prossimi 10 anni non lo giocherò. Anche quello, però, cioè, è un po' imbarnato, nel senso che ho giocato 3 volte di fila lo stesso gioco, praticamente. Non è molto bello. Ma quasi quasi faccio così, guarda. Andiamo a provarlo ora, Walter. Vediamo un attimo che ne esce. Ma senza Pikachu penso che non ce la facevo, ti dico la verità. Io l'onesta verità. E poi qua ci sono allenatori, vero? Ah, allora facciamo così, giusto. Non li ho fatti sti allenatori qua io. Se mi danno acqua fresca, ma no, non danno più nulla. Lo so che resiste, ma tanto sono abbastanza alto di livello per shottarli. Ah, è vero, qua l'hanno fatto così ormai. Vabbè, l'hanno migliorato decentemente la palestra a livello di design questo. Questo sì, però è una città inguardabile. Trentacinque. Hanno riciclato poi tutte le texture. Che cosa obbrobriosa. Come tutti i remake. Sempre riciclato le texture. Com'era che non mi ricordo? Ah, giusto, vabbè. Ah, vabbè, l'ho fatto. Ah, qua già c'è Walter. Ok.
Spero che non sarà un dito in culo, Walter. Dai, ci casco sempre, vabbè, ci rivedo sopra. Bellissimo. Guarda il vecchio come si va a guardare il cantiere. È bellissimo quanto l'hanno fatto cicciottello, però. Ehi, come hai fatto ad arrivare qui? Non mi direi che hai superato tutte le barriere elettriche. Ah, troppo forte. Ho dovuto rinunciare al progetto di modernizzazione di tutta Ciclamipoli. Lo sai che assomiglia in effetti? Come si chiama? Quello era su Sole e Luna, eh? Mi sembra di sì, quello che ha Togedemaru, il bambino cicciottello, mo che ci penso. Quello che ci sono i Charkabug. Non era su Sole e Luna. Chargebug, no, Charkabug. Sì, era su Sole e Luna. A quello lì, a quello giovane, a quello cicciottello che sta nella montagna, tipo che ci vai con l'autobus. Ho dovuto rinunciare da vecchio. Chris da vecchio. Ecco, bravo, Chris da vecchio è lui. È Chris da vecchio, guardalo, è uguale. Sono entrambi elettro alla fine. Ho dovuto rinunciare al progetto di modernizzare tutta Ciclamipoli. Ora mi dedico unicamente alle sfide con i giovani allenatori come te o all'ideazione dei nuovi congegni. Io, Walter, capovolesto di Ciclamipoli, ti elettrizzerò. Oh, è doppia! Oddio, dovevo comprare battiterra, mi sa. La pioggia non mi piace. Ah, perché posso farlo solo con la sinistra? Sta cosa non l'ho ancora capita. È la mossa. Mi sa che conviene comprare battiterra. Tutta la vita. Ho battito terra carica, probabilmente. Non so se lo shot. Ah, hai fatto il trucchetto. C'è giga assorbimento. Ma c'è la mossa a ghiaccio. Però proviamo a fare una cosa, ho pensato a una roba. Le lotte doppie sono un bel casino. Sono molto più imprevedibili. Proviamo a uccidere Politoed. Immaginavo. Ah, l'ha curato. Ma che tipo era Politoed, scusa? Non era normale acqua. Ah, è solo acqua. Ok, come non detto. E quindi è l'Optile d'obbligo. A questo punto mettiamo l'Optile a Maura. Adesso sono sempre convinto che è acqua normale, lascia perdere. Così facciamo. Ma quello posso attaccare solo a sinistra. Ma perché posso attaccare solo a sinistra?
Hai capito qual è il problema? Che vuol dire? Non l'ho capito. C'è questo problema che può toccare solo a sinistra, ma se lo metto a destra come primo? Non l'ho capita questa cosa dell'optile, perché attacca dall'altra parte? Cioè, è così che funziona sta mossa in doppio. Mi sa che tocca prendere Electric. No, ho visto. Ah, colpisce tutti e tre. Ah, ora l'ho capito. Quanti danni gli fa? Vediamo. Non gli fa danni. Non gli fa danni. Ho capito. Allora, tanto terremoto lo imparerà tra 10 anni. Lo impara a Battiterra, vero? Salviamo. È qualcosa che dobbiamo fare. Lo impara. Ah, lo impara pure a Maura. Vabbè, Maura è fisica. Lo impara a lui pure. Però è speciale. C'è un'onda, però. No, per ora no, vediamo un attimo. No, t'ho detto, sì. E ora che riusciamo a fare con Battiterra? Lo so. Io catturerei a sto punto un Pokémon per far fuori. Catturerei Electric a sto punto per far fuori quell'altro, perché quell'altro è un problema. Comunque il gigassorbimento ce l'ha. Cosa qua, come si chiama? Electrode. Gli ho sciolto lui. Ah, prenda che guardevo il combattiterra, ma una volta non era così che io ricordi. Vabbè. Ok, però. Dai, però. Sto pensando a una cosa. Proviamo un attimo come va qua. Ma c'hanno tutti i gigassorbimento. C'hanno tutti i cazzo di gigassorbimento. È infattibile sta cosa. Quello mi ha fatto fuori con Drago. Vabbè. Electrode da buttare giù. Stavo pensando di mettere però coso. Ma non so se vale la pena. Robot. Ormai questo lo cura.
E il problema è che lui subisce giga assorbimento. Devo trovare il modo di Electrode. Serve un terra puro, cioè. In poche parole. Eh no, Silix qua è forte, giustamente, ma lo dovrei andare a farmare. Quello è il problema. Vabbè. Ah, c'è Joe Horse, giustamente. Ma è vero, ma tu non c'è la pioggia. Il problema rimane Electrode. Non è tanto il resto, il problema è Electrode. Ma il problema è farmare Onyx, non è tanto la metà scoperta. Li devo mettere a farmare Onyx ed è pure un inferno farmarlo. Vediamo se gli faccio di più così. Ho dato protezione. Quasi meglio così. Cosa mi ha diminuito la velocità? Non l'ho visto, vabbè. Vediamo. Chi entra? Chi? Raggio Aurora su Heliolisk. Facciamo assorbivaggio sul letto, vediamo quanto gli facciamo. Lì. Vediamo se metto su Alpert ora, uso battiterre. Dai! Lo so. Non è fattibile. È troppo lento. Elio rischia un altro problema da buttare giù. Per esempio qui avessi fatto entrare Steelix sarebbe andato decentemente, ma si abbassa la velocità, non ho capito se abbassa la velocità più che altro. E no, non gli facciamo nulla. Peggio ancora. Gardevoir dobbiamo portarlo a 36 poi. Se no non riesce a uccidere lui. C'hai ragione. Ma per ora sto pensando al combattimento. Qua. Lo so, è piccolino, ma sempre c'è, l'importante è quello. Catturare un Onix è un casino. Stasera non ce la faccio sicuro. Lui che è già ma è al 14 comunque. C'ho lui che è decente. Però penso che Silix probabilmente è più forte. Fammi vedere. Onix. Cosa impara fino a 36? Vabbè che può essere che ha cambiato robe. Non c'ha mosse terra. Gli devo insegnare a battiterra io. Comunque, a meno che lui non gli ha dato mosse, non impara mosse terra.
No, non c'ha magnitudo. Sto guardando ora, non ce l'ha magnitudo. Quella è una mossa terra. Ha solo fangata in settima cento. Vabbè, tra le mosse in game magari sì. Parlo di Stilix, eh? Voglio controllare una cosa. Quanto ci stiamo a portare al 36? Manca tanto. Non tantissimo, però manco poco. Non è che... Ah no, di qua non mi si bugga, è solo quell'uscita là. Prendo Stilix o prendo Graveler o comunque uno di qua. Rock'n'Roller mi sembra un po' lento. Vabbè che Electrode è velocissimo, non lo speederò mai. Ecco, prendiamolo. Dai, che non posso toccarti. Dai. Dai, non fa lo stronzo, entra e sbrigati, ok. Ok, mo lo possiamo cercare. Quanti ne ho trovati? 22. Sono pochi. Che statistica, oh. Che statistica della Madonna. Esatto, sì. Sto cercando di capire che è scritto, non l'avevo capito all'inizio. Quanto costa metà la coperta nel dubbio? Ma non costa un cazzo, 100. Sì, ma non c'è bisogno di fare lo scambio, basta che lo livello, vero? Faccio una cosa. Ma sto coso mi attrae più Pokémon? Viene o si usa, non ho capito sta roba. Ah, ok, vabbè, come l'ho detto allora. Vabbè. Ma controllo nella wiki. Pokégen
Jill, o comunque ora devo staccare tanto, fra poco. Pone fine a una battaglia con un Pokémon salvato. No, semplicemente ti fa scappare. Ma vaffanculo, Daspe nel team ufficiale. Mi vuoi far perdere. Dimmi che mi vuoi far perdere, fai prima. Certo, se lo troviamo con vigore è meglio Onix, però va bene qualunque cosa, in realtà basta che lo troviamo. Sì, l'avrei reso rotto probabilmente, lo so. Ma non lo gioco comunque. Avrei potenziato a manette. No, era forse pure due stelle. Pure fatto fuga per sbaglio. Vabbè. Ecco perché non devo muovermi. Mi è sembrato di aver visto che era due stelle. Quando faccio cerca devo sta fermo. No, vabbè, ha fatto fuga. Mi fai gli scherzetti. Mi fai gli scherzetti. Questa ha due stelle. Vediamo, tanto probabilmente farà schifo. Però controlliamo. Non lo posso manco toccare. Dai. Mi andava bene anche 18 in difesa al posto dell'attacco speciale. Cazzo. Che peccato. E aveva pure vigore. Che peccato di poco. No, c'era, vabbè, io l'ho detto, dove sta fermo? Quando faccio quello. Hai visto che poco non è riuscito? Vabbè, lo può ancora guardare lì. Quante stelle era? Era due stelle? Non l'ho visto, vabbè, catturiamolo, lo controlliamo. Ah, era uno? Beh, ma prima di quello di prima era due stelle, ma in realtà era fortissimo. Ma ormai l'ho controllato. Cioè, ormai l'ho preso, lo controllo. Ti devo dire, fa schifo. Catturiamolo per il meme, dai.
sì, ma sì, era una in attacco, cioè, voglio... punto. Già bastava quella, la prima cosa che guardo, una in attacco non è buona. Scusa, fa schifo. Ma non li controllo più perché sennò ci perdo tempo. No. E vaffanculo, non so, oggi non so cliccare. Infatti quelli con vigore potrei approfittarne e cioè lasciarle un HP e catturarle. Sì, controllo dalle 2 stelle in poi che quando sono decenti. Anche perché vedi? È scomparso l'altro. Ma guarda, guarda, cioè come si fa? A volte sono veramente una merda. Lo sento qua, mi sembra. No, era di sopra, come ho detto. No! Mostri. Cioè, ne ho trovati male appena 10 ancora, da quando ho cominciato a cercare. 2 stelle. Se non fosse che strozzo. Capì? No. Allora, guarda, guarda. Dai! Si è comparso il Pokémon da terra, stando fermo, praticamente. Ma guarda, dobbiamo fargli la finta. Ecco. Entra. Oh, mi sta uccidendo. Non vuole entrare questo. Non entra. Ho finito le bolle. Cazzo. Non fa così. Ne sa regge. Ah, c'ha vigore, buono. No, 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 no. Quello di prima avevo 2 stelle ed era da 3 in realtà. Vabbè, dai. Volevo portare Gardevoir al 36. Facciamo che porto Gardevoir al 36 e poi stacco. Perché voglio testare una cosa, se riesco a ucciderlo in 2 colpi. Il cazzo di Politoed.
Quant'era? Zer. Vabbè, è andato. Ah, ho finito la mossa. Sembra a sinistra, onestamente. 3 stelle. C'ha pure maledizione. È entrato subito. Dai, questa è 3 stelle. Che merda. Sì, era 3 stelle, in realtà sì, perché aveva molte stanze a 31, però. Che sfiga. Ma è di sopra. Zero stealth. Lo so. Però sì, se devi cercare apposta quello che vuoi, cioè, è un casino. Quelle non le guardo, le abilità. Lo so, vigore sarebbe molto buono da avere su di lui. Essendo che mi serve più che altro per la palestra, non la guardo molto l'abilità. E poi non la guarderei comunque perché è un po' un casino farmarle. Sia le mosse nuove, sia con l'abilità che vuoi. Certo, superati i 100 è molto più semplice, magari. Gente sempre rivisti, ma sempre devi sculare un minimo. Non c'è nulla di garantito. È lenta a salire di livello, questa. Almeno questa è la buona exp. Niente, continua a parlare. Ma guarda! Ma quante sono 5 volte di fila? Mi ha parlato tipo 5 volte di fila, ma che cazzo è? Ecco perché è forte Danspers. Lo scuro è forte di Danspers. Ah, è di sopra. Zero. Altro che forte Daspers, forte lo scudo di Daspers. Ma vedi che andare a fanculo, no? L'ho abbandonato. Che non ho, se tu non l'hai ben preso, un Pokémon non l'hai abbandonato. Io non l'ho mai preso, vi ricordi? L'avevo preso? Sono presi per il meme al massimo. Ecco, è apparso. Ah, ecco. E io li gioco e poi me le scordo. Non sto scherzando. Se non lo faccio apposta. Mi ricordo qualcosina, non è che mi posso ricordare tutto. Sì, quello me lo ricordo, mo che me l'hai detto. Te le ricordi bene,
Wow. Sì, quello sì. Quando vuoi puoi riguardarla. È ancora a 37 stiamo. Ma che ci porta oltre il 100? E che sono live integrali, giustamente. Oh, mi piacerebbe tanto editare i video, ma sarebbe un bel casino, cioè. E poi cosa dovrei mettere? Dovrei tagliare. O taglio solo il farm. O metto praticamente solo le lotte degli allenatori uno dopo l'altro. Boh, può essere, vedremo. Magari lo vedo se mi piace lo gioco, se non mi piace no. Ma io l'avevo giocato su Sole e Luna. Se non sbaglio, era XY, no, su XY. Su XY c'era la casa quella là dove c'erano tutti gli allenatori forti. Non la giocai? Forse non la completai, ma l'ho giocata. L'ho provata. Ma su Sole e Luna no, c'era la specie di torre che mi avevi detto e non l'ho più fatta. Perché mi ero rotto, cioè ero imbarnato, te l'ho detto, mi ero rotto. Ah, si era buggata? Sì, ma l'avevo provata su Sole e Luna. Cioè su XY. Su Sole e Luna no, non l'ho giocata, che ricordi. 0 totale. Stelle. Sì, mi ricordo che l'abbandonai, però non mi ricordo perché. Su XY. Mi ha ucciso questo. Sì, vabbè, quella è un'altra roba. In effetti. No, no. Quasi, avevo un attacco speciale. Una difesa speciale buona. Magari neutrale, non dico invertita, la natura. Ardeo, vieni, sbrigati a salire. Si sta facendo tardi. Nah, Walter lo si fa easy. Già la prossima puntata lo facciamo, guarda. Me la so gufata. Fai una mappa tutta solo su Ciclamipoli? Ti immagini? Non farlo, ti prego. Solo Ciclamipoli da remake. Fai un minigioco che dura un sacco. Tipo. Leggende Pokémon. Oddio. Quelli lì mai giocati. Puoi farlo per il meme, una mini Acrom dove sei incastrato a Ciclamipoli. Ciclamipoli questa qua, dato che ti ho odiato. Ci potresti creare una lore attorno, io che so.
è buono, ma mi vanno bene anche usare 9 megaball, non mi interessa. No, 2 in speed. Ok che non è velocissimo. Però c'è 2 in speed, no. Ti ricordi che non è velocissimissimo? No, in realtà non è veloce, veloce. Sto scherzando. Mi sembrava più lento, dico così. Mi sembrava di almeno 10 punti in meno. No, Steelix è lento. LOL. Secondo te? Steelix è lento in realtà, 30 di speed, quindi è outspeedato da tutti. Di fare evolvere lo devo fare evolvere da Onix a Steelix. Punto. Non me ne farei un dramma che è lento. Mi sa. No, me lo tengo, me lo tengo. Ma cosa c'ha a vigore però? Aspetta, qua mi si è buggato. Ah, c'ha pure Stardi. Cosa fa Wick Armor? Ok, riduce la difesa mentre la velocità si è colpito. Insomma. Insomma, fa schifo. Diventa più veloce, sì, però perde la difesa. E niente, volevo provare a risparmiare qualche ball, ma vabbè. Ah, meno tanti soldi ormai ce l'abbiamo. Volevo fare una cosa, ma non la faccio, dai. Quante me ne sono rimaste? Una. Ah, ne ho state no. Va bene, va bene, va bene. Portiamo 36 guardie, voglio un attimo, aspetta. Eh sì, prima si alza lui e poi si tenta l'altro ancora. Impara tre mosse, guardate voi, eh. Ah, giusto. Vedo che cazzo è successo. Ma è solo quel percorso. È solo quel cazzo di percorso. Quel percorso in mezzo. C'è qualche Pokémon che bugga il Dexnav. C'è un Pokémon che secondo me bugga il Dexnav. Hai aggiunto un Pokémon nuovi? In questo percorso? Può essere, potresti provare a testare. Voglio vedere se riesco a bisciottare Politoed. No, non ce la fa comunque. Cazzo. Forse prendi un roll buono. No, non ce la fa comunque a bisciottarlo. Questa è una cosa non buona. Non è buona come cosa.
Poi il seme che fa fare più danni alle mosse erba. Guarda che si chiama. Potrei usare un'altra cosa. Ma che ci pensi? Guarda. Non ce l'ho il miracol seme, non so manco dove si trova qua. Mi sa che non si trova qua. Sto pensando a una cosa, vediamo. Poi stacco. Eh sì, perché basterebbe un miracol seme. Vediamo se hai capito a cosa sto pensando. Ce l'ha! Funziona pure se il Pokémon non è erba? Non è eccitare questo. Si basta avere la mossa a posto. Costano pure poco. Non so se avrò bisogno di catturare anche Electric, dillo con la verità. Spero di no. Vabbè, gli strumenti tenuti li uso. Anche la baccacedro, proprio così li uso. Basta che mi fa poco poco di più. Basta con un attacco mi fa poco poco di più e lo bisciottiamo. Per evitare pure quei sicuri nel caso. Dovrei farcela, preciso, preciso. No. Ah, perché gli tolgo la bicintura. No, non ce la fa, gli faccio gli stessi danni. Perché la bicintura potenziava le mosse super efficaci. Cazzo. Potrei fargli prendere qualche V. Capito. Non lo so se ce la faccio rollando bene un secondo attacco. Rimane un HP, guarda. Vabbè, vedremo domani, dai, ora stacco. Vedo l'ultima volta poi stacco. No, ho rollato basso già il primo. Ma con psichico quanto gli faccio, scusa? Si è protetti. Sì, sto pensando a quello, so io devo dare un paio di vei special. No, sì, fa gli stessi danni, ma anche peggio. Psichico è... Potrei fare psichico e coso. E foglie magiche, ce la fa quasi.
È abbastanza di vita speciale. Se succede questo, abbiamo. Cioè. Easy. Pure posso fare questo, appunto. Il 10% di psichico. E abbassare la difesa speciale. Potrei fare anche questo. Però certo, devi beccare il 10%. Andiamo senza beccare quel 10%, quanto gli facciamo? Ma no, no, ce la facciamo con psichico. Anche senza beccare il 10%, se becchiamo i roll giusti ce la facciamo. E sì, che è bicioverba. Però dobbiamo beccare i roll giusti. Beh, sacchiamo qua. Ce la si può fare. Asciottarlo. Sperando che non ci vuole troppo RNG per gli altri, perché se ci vuole troppo RNG per gli altri diventa un po' un casino. Boh, vediamo. Intanto stacco. Buonanotte, Zama.